Ciao, evita di farti manipolare. Per evitare di farti manipolare devi riconoscere la manipolazione. E i manipolatori o le manipolatrici hanno dei tratti comportamentali che sono abbastanza semplici, tutto sommato, da riconoscere. Sfruttano le paure delle persone, sfruttano delle paure delle persone andando ad agganciarsi su queste paure. Ad esempio, tendono a fare vivere il senso di colpa. Vai pure in vacanza con i tuoi amici, figlio mio, non preoccuparti della tua povera mamma che qui da sola sarà l'ultimo Natale che passerà. Certo, cosa fai a quel punto lì? Vai o non vai? Questa è una manipolazione. Oppure il senso di colpa legato a se stessi, se mi lasci mi ammazzo. Oppure utilizzano il ricatto vero e proprio, il ricatto per farti del male, se mi lasci non vedrai più i nostri figli. Queste sono tutte forme. Questa ad esempio è una manipolazione coercitiva, la prima era una manipolazione compulsiva. Però ogni volta che tu ti trovi in una posizione ortostatica, diciamo, in una posizione in cui non puoi fare nulla perché le persone che ti manipolano sono persone, tra virgolette, care, devi da lì imparare a venire fuori, devi imparare a evitare. L'unico modo affinché il manipolatore si sgancia è fottertene della sua manipolazione. Gli devi dire, beh, guarda, io in vacanza ci vado, mi spiace se è l'ultimo anno che passerai, non credo che sia così, ma se lo fosse, io vado comunque in vacanza tranquillo, per fare un esempio. È ovvio che devi non avere sensi di colpa, non vuol dire non avere degli scrupoli di coscienza. Gli scrupoli di coscienza giustamente devi averli, però il senso di colpa amplificato ti distrugge la vita, te l'annienta, ti rende impossibile essere felice, questo per questo motivo che va evitato. Quindi riconosci la manipolazione e i manipolatori sono soprattutto le persone care. Un estraneo non ha leve per manipolarti, sono soprattutto le persone care, i vicini di casa, tra virgolette, nell'ambito familiare. Lo fanno magari anche alle volte con un desiderio di far del bene, ma in realtà ti legano, ti condizionano e ti impediscono di essere te stesso, te stessa. Per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!